Beh, ragazzi, rieccoci su Mirrolords. Riprendiamo dal nostro inverno. Il secondo inverno, o il terzo? Terzo inverno dovrebbe essere, sì. Comunque, riprendiamo. Anno 4. Per adesso tutto va bene. Ci manca un po' di cibo ed è ciò che dovremmo risolvere. Risolto questo, risolviamo tutto. Oh, finalmente con l'inverno un po' si vede il nostro maniero, che non è male, dai. Non vedo l'ora si potranno costruire bei castelli, mura in pietra. Chi lo sa? Staremo a vedere. Abbiamo una bella cittadina adesso. Bella grossa, guardate che roba, guarda, guarda. Guarda che città, che città. Veramente sta venendo fuori una cosa molto carina. Con dei bei scorci, guardate, c'è un servizio fotografico del nostro castello. Guarda, guarda. Ok, bando alle ciance, adesso stop con le sciocchezze. Torniamo nella nostra, proseguiamo con la nostra avventura, come ho detto. Dove eravamo rimasti? Cibo, cibo, cibo. Per il resto tutto ok. Combustibile pure mi pare ok, per 9 mesi addirittura. Prima eravamo un po' sotto anche con quello, però adesso a quanto pare tutto è tornato alla normalità sotto quel punto di vista. Assi, ne mancano ancora, abbiamo la legna che stanno lavorando. Qui il campo è andato a farsi fregare, non si sa perché, però uno è rimasto fortunatamente, quindi per fortuna avremo comunque del materiale con il quale lavorare. È successo qualcosa, non sa come. Ah, campamento dei banditi. Sono qua vicino questi qua, effettivamente. Manca assaltarli. Chi lo sa, assaltarli, farli fuori. Non so cosa si ottiene uccidendoli. Possiamo provare? Vogliamo provare? Secondo me andiamo a provare. Non porterei gli arcieri. Portiamo un gruppo di soldati, di uomini valorosi. Ovvero le nostre men in arms, la nostra retinue, i nostri uomini del Lord. Cosa vedete? I miei occhi di elfo. Non mi piace quello, non mi piace, non mi piace. Facciamo finta non sia successo. Facciamo finta non sia successo. Vedete come la milizia si muove e risponde alla chiamata del signore. I nostri arcieri, ribadisco, li teniamo qui. Abbiamo quasi 20 miliziani con la lancia che potremo sfruttare in futuro. Nel frattempo, però, ci distruggeremo quei briganti proprio fuori dal nostro confine. E bisogna cercare di capire come mandare le risorse dell'altro territorio. Perché ora come ora non mi è per niente chiaro. Ah, ordina un mulo. Si ordina qui il mulo. Quindi non posso comprarlo da qua, mi stai dicendo? Farlo da qui non ha senso, mi stai dicendo? No, questo è allevamento di pecore. Da qui non ha senso. Abbiamo due muli. Ma quindi funziona già in realtà. Vabbè, ne ordiniamo un altro giusto per... Allora, dal non barter... Ah sì, io voglio il legno. È incredibile come non posso mandare il legno. Non capisco il perché. Attrezzi, parti in legno, filato di lino, minerali ferrosi, assi, erbe, lance. Non sono cieco, non si può mandare il legno, solo la legna da ardere. Ma io come faccio a... Barter receive. Io come faccio a costruire dall'altra parte se non posso mandare le risorse? Non sto capendo, vi giuro, non sto capendo. Non sto capendo. Come potete sfruttare questo? Forse devo semplicemente costruire questo prima. Probabilmente sì, probabilmente quello per poi ricevere le risorse. Oppure non lo so. Forse date... Ah no, date le risorse di base, giusto? Forse scorte iniziali di base. Sì, ok, lo abbiamo capito. Abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema, quindi bisogna aumentare la tassazione, che già c'è in realtà, quindi andrà bene così per adesso. Abbiamo uomini, ottimo. I lancieri ci sono, perfetto. Così manteniamo la formazione, più o meno. Insomma, non si mantiene proprio la formazione, ma possiamo avanzare in colonna verso i banditi. Abbiamo gli uomini marciare. Andiamo anche piano, non abbiamo fretta. Nella neve combatteremo. Sarà faticoso, ma ci riusciremo. Nel mentre, noi cosa abbiamo qua? Scudi grandi ne abbiamo tanti, anche gli archi. Forse abbiamo anche fin troppi scudi grandi. Quindi anche quelli potrebbero essere un po' venduti. Direi di tenerci la scorta di 40 scudi. A mio parere, una scorta di 40 scudi esporta. Teniamo 20 scudi da parte. Gli archi quanti ne abbiamo? 54. Quindi io non capisco che lui qua mi dice. Chiaramente mi dice: livello desiderato di scorte.
Quindi noi ne abbiamo 54 ora. Io ne voglio arrivare a 30 massimo, giusto? Quindi tu ne vendi 24. Io ne voglio 20, qua ne vendi 34. Deduco sia quello, ergo vendiamo anche più archi. Dovrebbe funzionare in quel modo, direi proprio di sì. Comunque, nel frattempo noi stiamo ancora importando cibo. Commercio, no, qua esportiamo, il cibo lo importiamo, no. Perché è sparito il denaro laggiù? Ah no, che noi stiamo guardando questo prima, è vero. I nostri uomini dove sono? Sono quasi arrivati. Oh! Occhio, arrivano. Carica. Forza. Muoversi, muoversi, muoversi. Qua dovremmo distruggerli con le nostre truppe. Abbiamo intercettato dei banditi qui dalle nostre parti. Muovetevi, dove state andando? Porco Giuda. Sto inseguendo qualcuno dall'altra parte, evidentemente. Muoviamoci nella foresta. Ci stiamo distruggendo. Accerchiamoli. Non devo perdere questi uomini, sono molto costosi. Forza, carica. Attacco al morale. Ottimo. Abbiamo sconfitti per adesso. Per adesso abbiamo sconfitti. Muoviamoci verso l'accampamento, camminando. Non perdiamo energie vitali. Non c'è da perdere energie vitali. Taverna costruzione terminata, ottimo. Continuiamo ad avanzare verso l'accampamento nemico. Ottimo. Bello, bello, mi piace fare le foto in questo gioco. Qua ce ne sono un bel po', ma non troppi. In realtà si dice che avevo già sconfitti, quindi probabilmente qui non è rimasto nessuno, quasi. Attacchiamo l'accampamento. Vediamo, sta dove sta. Ok, qua possiamo attaccare. Andiamo. Vediamo cosa succede quando arriviamo all'accampamento dei banditi. Prossimo cibo, volentieri, guarda. Prossimo cibo, volentieri. Nuovo messaggio. Allora. Mentre cerchi tra gli averi del nemico, trovi una scorta di beni. Potresti inviarli alla sua gente, che sicuramente ne ha bisogno, ma è tuo diritto tenerli. Invia le risorse alla città più vicina, ora farò parte del mio tesoro. Vediamo le risorse alla città più vicina. Regional Wealth Gate, 262. Ah, quindi o quello o tesoro. Interessante. Potremmo anche andare a combattere per del tesoro. Tipo quegli altri banditi. Che non sono nell'altra regione. Non più o meno, non li vedo. Qui ci sono poi i briganti assoldati, però. Non so se ci sono altri briganti qui in giro. Non ne vedo per ora. Io potrei anche congedare da qui. No, bisogna essere nella nostra regione per fare ciò. Quindi ripieghiamo. Quindi effettivamente i banditi sono utili, no? Per avere risorse monetarie. Influenza abbiamo aumentata pure parecchia. Molto molto bene. 173 regional... Wow! Ok. 173... un bel po' devo dire. Ottimo. Allora, noi qua cosa stiamo facendo? Stiamo facendo indumenti di livello 3. Infatti noi potremmo avere case... No. Cosa ci vuole qui? Fornitura del bancario d'abbigliamento. Mi manca ancora dell'abbigliamento. Cos'è che manca? Sì, non abbiamo ancora mantelli in realtà. Forse non stiamo producendo abbastanza. Bottega del tessitore. C'era qualcuno che produceva mantelli da qualche parte. Vai a capire chi eramo. Sì, ci vorrebbe un sistema per farti capire quali edifici fanno cosa. Perché così è un po' impossibile da capire. Molto impossibile da capire. Mi pare uno di questi. Bottega del sarto, esatto. Mi chiedo un rifornimento di combustibile. Filo e tinture. Dobbiamo avere entrambe. Filo e tinture. Sì, ci abbiamo entrambe, effettivamente. Non sta producendo una cefeca perché non abbiamo gente qui dentro a vivere? Esatto, non abbiamo ancora residenti là dentro. Cioè, se è possibile spostare i residenti da un edificio all'altro. Chi lo sa. Comunque, congedati. L'obiettivo è stato raggiunto da quella parte. Va benissimo così. Nel frattempo proseguiamo, mettiamo un po' la velocità dopo questa piccola schermaglia dove non abbiamo subito perdite. Probabilmente da soli con i Mare Rams siamo comunque riusciti a sconfiggere il nemico.
Ma va bene così? Il cibo si sta esaurendo, lo so, amico mio, lo so. Il cibo si sta esaurendo, lo so. Capanno di caccia. Voi state lavorando, spero, perché... Cacciatore, mostra di lavoro. Si sta andando dentro la foresta, voglio sperare. Questo qua è tasto rapido per la mappa, no? Ogni tanto per sbaglio tipo zoom out in velocità. Ho notato che succede quando salva, tipo fa uno scatto assurdo. Le persone non fanno la ciofeca. Qui abbiamo bisogno veramente di tanto, tanto cibo. Febbraio, fra poco le bacche torneranno. Dovremmo riuscire ad ottenere un po' di cibo. Speriamo bene, speriamo bene. Non metterò la velocità nel frattempo. Ovviamente più aumenta la popolazione, bisogna stare dietro anche all'aumento della popolazione. Poco da fare. Poco da fare. Quell'altro mercato sta funzionando? No, non sta funzionando per niente. Combustibile c'è, abbigliamento pure, varietà di cibo. Ah, vedete, qua ci dà comunque delle informazioni. Il rosso vuol dire poca varietà. Uova, tante, vedete, ci dice anche che tipo di cibo c'è. Che tipo di abbigliamento c'è in giro. Vedete, uova. Qui è pieno di uova. Qua invece se clicchiamo varietà di cibo, vedete, c'è uova, pane, miele. Bisogna produrre di più probabilmente. Che anche questo qua praticamente copre un'area, in poche parole, in modo efficace. E sì, coppie di sepoltura che verranno sepolti prima o poi. Non è il nostro compito, abbiamo già un becchino. Per distruggere, per mettere via quei corpi, per seppellirli. E speriamo a sfruttarlo. Nel frattempo noi qui dobbiamo solo attendere che arrivi marzo. Qua cominceranno a crescere. In realtà possiamo anche coltivare adesso che è marzo. Mettiamo due a coltivare. Dovremmo riuscire poi ad avere tutto quanto pronto per l'autunno. Speriamo. 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 Nel frattempo ovviamente abbiamo anche gente qui sulle bacche. Per adesso è ancora in contrazione. Stiamo proprio reggendo con rotto della cuffia col cibo, 5.37. Io farei un carico di cibo. Anche se mi secca consumare così il denaro, ma non abbiamo molte alternative. Importa. 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 Sì, importa tantissimo. Importa tantissimo, è importante proprio. Allora, investiamo un po'. Abbiamo 195, un altro mese dove potremo colonizzare. Abbiamo un'altra famiglia che è arrivata, perfetto. Vorrei tanto occupassero questo edificio, ma per adesso non possiamo ancora produrre nulla. E gli edifici già occupati, in realtà, secondo me qua producono un sacco di... Bisogna fare tante case grandi, singole, per avere un orto gigantesco. Dobbiamo campare anche in quel modo. Bisogna costruire in modo intelligente le case di questo gioco. Poco da fare. Facciamo una cosa di questo genere. Sì, hai l'altro orto. Facciamo tutte le proprietà grandi qua intorno alla chiesa. Due proprietà così. No, facciamo una grande. Perfetto. Ci vorrà un po' prima di poterle utilizzare, però nel frattempo le costruiamo, se abbiamo gli slot a disposizione. Anche se forse aumentiamo la probabilità. Non so se vanno in ordine per occupare certe cose. Qua stiamo perdendo un sacco di tempo per gli indumenti, però quello sicuramente. Però vabbè, per adesso le costruiamo, vediamo. Abbiamo tanti introiti, ripeto. Il campo qui lo stanno lavorando, per adesso sì. Molto bene. Molto, molto bene. Lasciamo lì per ora due famiglie a raccogliere il grano. A lavorare il campo più che a raccogliere il grano. A livello di legname siamo messi bene. Gli assi non ci sono quasi mai, ma perché stiamo lavorando sia scudi che lance. Vedete? Ne abbiamo parecchi pure. Abbiamo 36 arcieri, 20 su 36 di lancieri. Il reggimento di lancieri pieno mi farebbe molto piacere averlo. Quelli più men in arms, possibilmente qualche mercenario. Quindi no, appena colonizziamo, no, forse manteniamo la tassazione oppure boom. Secondo me manteniamo la tassazione perché sennò poi rischiamo di avere tanta gente velocemente e non riusciamo a sostenerla. La segheria ha gente che lavora. Facciamo un albero di questo genere. Quegli alberi devono crescere, purtroppo. Devono crescere. Anche per adesso non ci servono così tanti, probabilmente. Mi manderei qui a lavorare il campo.
è una buona idea, mi pare, no? Ci pare una buona idea. Ci pare una buona idea. Il lino per ora mi sembra buono. La lana per adesso va benissimo, secondo me. Come produzione, dico. Non servono altre pecore. Credo. Possiamo comunque aumentare il numero di lavoratori qua dentro per aumentare il numero di lana. La quantità di lana prodotta. Ma per adesso non dovrebbe servire per niente. Qua saranno verdure. Cavolo, abbiamo già investito tutti i soldi in cosa? In cibo che non arriva. E qui abbiamo importato cibo, ma non vedo il risultato della nostra importazione. Non vedo, cioè, o va a ruba oppure non lo so. Però per adesso ovviamente non possiamo permetterci tutti questi denari investiti così. Ok, lì sono tornati, perfetto. Ops, non era ciò che volevo fare. L'hanno quasi finito. Quindi facciamo una roba di questo genere. A livello di animali come siamo messi? 12. Sì, la caccia non è proprio la cosa migliore nel nostro territorio, devo dire. Però dai, voglio pensare che arriveremo ad avere molto, molto cibo nel prossimo inverno con il fornaio. Voglio sperare che ciò accadrà. Così, da un certo punto di vista, cioè, quel denaro dove è finito che non abbiamo per niente cibo a disposizione ora, scusatemi. È molto strana come roba. Abbiamo 81 di cibo, vedete quante uova, miele, eccetera. Però in eccedenza abbiamo ben poco. Ben, ben poco. E che abbiamo tanti abitanti, quello è il discorso. Abbiamo tanti, troppi abitanti. Non abbiamo l'economia per sostenere ciò. Un'altra famiglia è trasferita. Carbone, legna da ardere, ce ne abbiamo a bizzeffe. Potremmo anche forse andare per il carbone. Io raccoglierei, sapete cosa? Raccoglierei il ferro. Quindi andiamo a lavorare sul... non industria. No, qua bisogna della miniera per fare ciò. Miniera. Esatto. Cominciamo a lavorare sul ferro. Abbiamo tanta gente, no? Da poter sfruttare. Quindi la sfrutterei. Costruiamo tutto ciò che possiamo costruire. Ma che vada, lasciamo lì in attesa poi di essere lavorata, di essere occupati i posti di lavoro. Una cosa di questo tipo io. Quindi poi da tutti i campi, ovviamente. Bene, bene. Mi piace, mi piace, mi piace. Mancherà di cibo. Costruzione terminata. Dove? Nell'altro mercato, spero. No, l'altro mercato non se lo stanno proprio filando. Più 55. Stiamo vendendo archi e scudi, vero? Ebbene sì, le pelli smetterei anche di venderle. Non serve più vendere questa roba. Quindi piuttosto le tengo per gli indumenti, guarda. Piuttosto. Non ce l'abbiamo tantissima, neanche poca. Guardate quanto cuoio c'è. Potremmo vendere del cuoio. Potremmo vendere del cuoio. Quanto lo danno il cuoio? Cuoio? Eccolo qui. A 6? Ma potremmo anche esportarlo. Vogliamo 40 di scorta. Sì, 40 di scorta secondo me è abbastanza ragionevole. Prendiamo tutto ciò che sovrapproduciamo, ovviamente. Allora, qui siamo arrivati ad avere qualcuno a vivere qua dentro? Ancora nessuno, purtroppo. Qui saranno avere orti su orti. Ah, qua non posso lavorare? Porco Giuda. Convinto di poter lavorare quella casa. Peccato. 300. Stiamo guadagnando parecchio. Costruzioni terminate. Stiamo lavorando molto molto bene. Finalmente, oserei dire. Finalmente, oserei dire. La miniera è pronta. Non ancora. Tra poco lo sarà. Mettiamo una famiglia a lavorare la miniera. Probabilmente una famiglia alla fornace. Ci manca qualcosa. Ci mancano gli assi. Come mai ci mancano gli assi? Che stiamo costruendo edifici che le richiedono? Voi richiedevate assi? Forse sì. Andiamo a vedere. No, non chiedevate assolutamente nulla di ciò. Nuova famiglia, 8 assi. Ok, gli assi intanto spariscono perché stiamo producendo tante armi, tanti equipaggiamenti. Però, per adesso, finché non dobbiamo costruire tanto, può andarci anche bene. Oro, oro, oro. Un altro mese riusciremo ad avere le risorse necessarie per colonizzare.
Quello sì. Allora, teniamo la velocità 4x per tenere sotto d'occhio la situazione. Qua non penso riuscirò a ottenere tutto per ottobre, novembre, forse sì, chi lo sa. Qua 115 giorni, qua 114. Questo qua è il tempo che ci vuole per avere il 100%, può essere. Lo metteremo a Magese i campi, probabilmente. Forse lì, no, vediamo. Io terrei a Magese. Non so come le costruire altre fattorie. Il lino, per esempio. Qua giù il lino, eh. Nell'altro territorio si può coltivare il lino. Qua invece serve una sega il lino. L'altro territorio è importante. Questo qua sarebbe un territorio per coltivare il lino e esportarlo alla nostra regione principale. Interessante anche questa questione della fertilità che può importi dover lavorare sul territorio, conquistarlo per avere una risorsa. Però possiamo, diciamo, ovviare la cosa importandolo. Quello sì, possiamo farlo. Lo possiamo farlo. Qua dove cavolo è il tizio del sarto? Eccolo qui. Qualcuno ci sta lavorando. Ok, un residente c'è. Finalmente abbiamo residenti qua. Perfetto. Invece per i gambesoni avevi bisogno del filato di lino. Filato di lino. Ma se andassi a comprarmi il filato. Avevamo già visto forse questa cosa, ma non mi ricordo. No, il filato di lino. Non lo vedo. Ok, lo vendono a 4. No, aspetta, 4 l'esportazione. Importazione 14. Tanto vale comprare direttamente l'armatura a quel punto, cioè. Tanto vale comprare l'armatura. I gambesoni vengono utilizzati da chi? Secondo me i gambesoni vengono utilizzati soltanto da. Ah no, ne hanno anche loro, vedete. 5 gambesoni. Però qua, perché tipo da. Qua arco scudo, ma non mi dà lo slot per i gambe. Ma vuoi dirmi che i gambesoni devono utilizzare sotto la popolazione di livello 2? Può essere. Può essere. Tipo se è livello 1. Livello 2. Ah! Livello 2 sono più corazzati, ragazzi. In battaglia. Quelli che vanno. Eccolo, eccolo. Abbiamo capito una cosa nuova. Allora, qua bisogna importare però la birra. Dobbiamo importare la birra per adesso. Non so quanto ce ne vuole, sarò onesto. Comunque la commodity, la birra, no. Cos'è la birra? Un food? No. Non si può importare la birra? Ci vuole il malto? Tu vuoi la birra, giusto? Tu vuoi la birra. Però non posso importare la birra in sé. Devo per forza lavorarla da qualche parte, a quanto pare. Farina, parti in legno, filato, minerali ferrosi, erbe, lana, malto, argilla, lana ardere, cuoio, carbone. Ah, è ancora qua la birra, sì. Non la vedevo. Dai, importiamola. Almeno a 40. Sarà un bel po' di soldi da spendere. Però abbiamo quasi 1000 ricchezza regionale. Quindi potrebbe andare bene come cosa. Tra poco dovremmo riuscire ad avere. Qua non riusciamo per niente ad avere il cibo, ragazzi. Mamma mia. Non riusciamo per niente ad avere il cibo. Abbiamo 3 persone lì a lavorare sul cibo. Più 2 cacciatori. E ancora nada. Ancora nada. Troppa gente abbiamo. Dobbiamo lavorare il campo qui e sperare che ci dia una botta di vitalità dal punto di vista del cibo, perché sennò è dura. Non possiamo continuare a importarle in considerazione. Anche che lo importiamo subito va a ruba. Cioè, è una cosa schifosissima. Talmente che ce n'è poco. Veramente assurdo. Veramente assurdo. Il campo è quasi pronto. Il campo è quasi pronto. Qua si lavora. I suoi familiari. Livello 1. Qui c'è qualcuno a lavorare? Ancora nessuno. Stiamo ancora occupando case inutili, diciamo. Sì, quindi bisogna fare case grandi per l'orto. Effettivamente conviene quello. Per fare un buon investimento al 100%. La chiesa lì è un po' fuori mano. La chiesa al centro del villaggio sarebbe stato bene, ma prima o poi costruiremo anche qui intorno. Incendio, te pareva? E cosa va a bruciare? La fornace. Abbiamo appena il cavolo lavorato, costruito. Ma fammi piacere. Fornace. Cos'era questo? Fabbro, forse. Non mi ricordo cos'era. Vabbè, adesso spegneremo l'incendio.
Servono famiglie. Mi dici che servono famiglie tu. Qua non servono due lavoratori, che tanto il cibo è quel che è. La fucina avevamo finito. La fucina. Poi possiamo fare gli attrezzi, credo. Fucina. Avanzate. La fucina. I lavoratori usano l'asse di ferro per creare attrezzi. Gli attrezzi a che servono? Forse servono, come servono per lavorare armature, cose di questo genere, deduco. Creiamo qui una filiera di attrezzi, eccetera. Ma che vada, li vendiamo, se non li utilizziamo subito. Guardate qua il denaro usato. Abbiamo un po' di birra, finalmente. È un continuo scambiare merci, no? Vendiamo archi e scudi per birra. È un buono scambio, deduco. Però la fornitura delle macchinelle d'abbigliamento è troppo bassa ancora. Questo da solo sicuramente non riesce a soddisfare tutti. Non riesce a soddisfare tutti. Ho bisogno di qualcosa di diverso qui in giro. Qua abbiamo tante uova noi. Oddio, tante, modo di dire. Almeno tre carne. La pelle. Poi diventi livello 2. E poi cambiamo in... in sarto. Che se no non ce la facciamo a soddisfare le necessità della popolazione. Assi là non ci servono. Fatto tutto assi, mamma mia. Qui siamo già... mi serve di combustibile, 3. Questi qua usano combustibile, penso, per produrre. Una volta al mese, sì. Dobbiamo potercelo permettere. Abbiamo 9 mesi di combustibile, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Qua siamo tutto quanto ben messo con gli alberi. Qui direi di cambiare in... lo facciamo le scarpe? Cosa richiedono le scarpe, bro? Vediamo. Possiamo variare anche in quel modo. Vediamo un po'. Quindi, sei cazzolaio. Per le scarpe cosa richiedi? Non si sa bene cosa vuoi per le scarpe. Lo scopriremo presto, immagino. Requisiti? Cuoio e pelle? O solo cuoio? Forse solo cuoio? Le scarpe convengono probabilmente per le risorse, perché richiedi solo cuoio e non il filo. Può essere, probabile. Possiamo andare a livello 3. 2 unità di ricchezza regionale per famiglia al mese. Aggiunge spazio abitabile per una famiglia aggiuntiva e 2 famiglie per appezzamenti con spazio abitativo in espansione. Ok, proviamo questo livello 3. Vediamo cosa succede. Non so se lui dice. Addirittura per ogni spazio di famiglia che espandi hai 2 famiglie all'interno, una cosa del genere. Pare una figata. Savannah continua ad avere la birra per ora. Guarda che bella sta casa. Wow, una specie di ranch. Figo, figo. Adesso diventa tutto in mattoni, in poche parole. Usiranno mattoni, pietra, meno legno e paglia. Ci vuole anche un bel po' per costruire. E anche la bottega del calzolaio è importante questa. No? È proprio quella ricca, con tante famiglie dentro. Potrebbe essere molto utile per... sì, tra l'altro abbiamo finito le famiglie che costruiscono, però, quindi via questo. Chiaramente abbiamo specializzato più famiglie, probabilmente, quindi... bestemmiamo. Qua come siamo messi? Quasi pronti alla raccolta. Abbiamo già 2 contadini che pronti a raccogliere. Eccola qui la bottega del cazzo completa. È il massimo livello, il livello 3. È già fornito di tutto quello che gli serve in realtà. E vogliono la cotta di maglia loro. Non vogliono il gambesone. Quindi ok, livellare livellare richiede roba. Richiede roba. Però loro dovrebbero fornire tanti stivali adesso. Di conseguenza noi potremmo addirittura migliorare molte altre case.
aggiunge spazio abitabile per una famiglia aggiuntiva e due famiglie per appezzamenti o spazio abitativo in espansione. Ok. Quindi vedete, un edificio può contenere 6 famiglie, cose di questo genere. Non male, però hai bisogno anche di tanta gente, perché andare troppo velocemente a livello 2, livello 3 comporta dover creare più equipaggiamento per le truppe. Perché secondo me se le truppe, se tipo il livello 2 e livello 3 non hanno l'equipaggiamento richiesto, tipo l'armatura, la cotta di maglia, queste cose qui, la gambesona, o il gambesone come si dice, non vanno in guerra, cioè non vengono aggiunti al numero di truppe, perché non hanno l'equipaggiamento richiesto. Come funziona in quel modo, quindi non conviene fare subito, sviluppare subito troppo, se no rischi di non avere uomini a disposizione. Secondo me rischia, secondo me è per quello, forse no, non lo so. Potrebbe essere quello, come no. Sarebbe da produrre armature e vedere un po' cosa succede. Nel frattempo con la taverna non accade granché, i soldi rimangono sempre bassi, però noi possiamo andare a colonizzare da un bel po' di tempo in realtà. E lo facciamo. Qui cosa c'è di figo? Animali e animali. Questo c'è. No, non il posto di scambio, voglio questo, esatto. Coloni e bacche, la rendiamo una regione. In realtà qui c'era anche molto ferro? No. Il ferro faceva schifo, anche l'argilla, quindi sì. Per adesso sarà un villaggio di questo. Ah, puoi anche specializzarli, in futuro potranno essere specializzati. Chissà in base a cosa darà il bonus o cose di questo genere. Comunque sì, città, conferma. Wallbrand è diventata la cittadina che dovremo controllare e sviluppare anche a parte. È una sua economia diversa, no, dalle altre. E va bene, lo facciamo. No, questo in realtà non va qui. Voglio cercare di non distruggere la foresta, è quello il discorso. Allora, costruisco qui, poi cerchiamo di evitare di distruggere, appunto, come ho detto. Allora, metti questo qui. Poi facciamo boscaiolo. Sì, qua manteniamo viva la foresta. Il resto possiamo comunque mandarglielo noi se serve. Quindi, qua però non bisogna distruggere l'habitat degli animali. E bisogna mantenere integro e sfruttare soprattutto queste risorse. Qua non ci sono troppe bacche, ma le sfruttiamo ugualmente. Ne sfruttiamo ugualmente. La popolazione qua è quella che è, ovviamente. Quindi bisogna stare attenti anche a quell'aspetto. La popolazione di... Così 10 persone alle quali bisogna dare delle case, ovviamente. E il legno è quel che è. Quindi qua bisogna mandare subito delle risorse. Vediamo se possiamo farlo. Vediamo se possiamo farlo effettivamente adesso. Possiamo darvi legna, legname. Allora, no, Bart manda. A quanto pare il legname, quelle cose lì non si possono inviare. Se inviare soltanto... Secondo me il legname come risorsa basilare non si può inviare. A questo punto deve essere così. Allora, fai così. Ok. Qua spazio abitativo per 5 famiglie. Quindi costruiamo quello e poi la segheria. Ripetete, qua è come se cominciassimo da capo. Sono anche dei... Ah! Un aereo munito distrutto che possiamo recuperare. Non so come siamo messi a livello di fertilità. Lo schifo. Quindi quei mulini eccetera sono inutili praticamente. Un campo qua potremmo fare qualcosina, niente di serio però. Mentre lì costruiscono, noi andiamo qua a vedere il campo, quasi pronto alla raccolta. Perfetto, molto bene. Campo dei lavoratori, hanno 5 tende, quindi non vengono definiti come... Oddio, sono ancora senza tetto, ma forse è meglio che non avere nulla, deduco. Ah, di lavoro limitata. Qui facciamo. Potremmo anche fare in realtà una cosa di questo genere. Lavorare in questo modo. Ok. Metti 2 persone per ora. Così lavorano più velocemente la legna che c'è bisogno di avere per costruire tutto ciò che bisogna costruire, cioè le case di base. Torniamo nella nostra capitale. Non so se livellare a livello 3
roba con gli arcieri oppure no. Mi farebbe piacere capire se ricevo truppe quando l'equipaggiamento è necessario, richiesto, o posso averle lo stesso ma non sono forti quanto dovrebbero. È una bella cosa da sapere quella, onestamente. 96, o praticamente 100, 106, 110, 104 uomini totali, però reclutabili solo 56. Equipaggiamento mancante, le lance. Vabbè, giustamente, ok, la mancano le lance e ci torna la questione. Poi cibo per adesso ancora niente, porca miseria. Una cosa da sbloccare, aprire una rotta in porta finché non abbiamo altre 20 lance. Per adesso può andare bene. Qua finché non vedo il cibo non sarò contento io, eh. Finché non vedo il cibo non sarò contento. Waldbrand, scorte fradice, vabbè, ci sta. Ci sta tutto. Adesso andiamo a lavorare anche su un granaio. Granaio e su un magazzino. Punta alto il granaio. Legno non ne abbiamo ancora qui. Cioè, lo stiamo avendo, ma costruiamo varie cose, ovviamente. Quindi ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'. Allora, in tutto questo, costruzione terminata. Noi qua stiamo costruendo cose. Secondo me sì, abbiamo attrezzi, infatti. Abbiamo attrezzi. Poi il magazzino sta lavorando a pieno regime, più o meno. Attrezzi ce ne sono, ma in due non riesco a fare tutto, ovviamente. Voi qua cibo l'avete? Sì, ma non troppo. Non esageriamo col cibo, mi raccomando, eh. Non esageriamo col cibo, mi raccomando. Qui si può già raccogliere? Aspettiamo l'ultimo mese, vediamo se va in automatico. Voglio pensare di sì. Voglio pensare di sì. Un colore aggiunto, è stato avvistato l'esercito del sovrano avversario, di l'altro sovrano, perché? Qui abbiamo legna ora? Allora, edifici, sì, ne abbiamo di legna. Tre case di qua. Una casa bella grande qua giù, per avere delle coltivazioni in futuro. E poi lavoreremo sulla quinta casa. Molto bene, molto molto bene. Mi sono perso? Ok, qua mi trovo al centro città, perfetto, di qua è la città. Qui abbiamo tanta pietra che dovremmo sfruttare, però non ci serve tanto la pietra. Ne abbiamo una scorta da 30 anni e non la stiamo per niente utilizzando, quindi... dovremmo migliorare però l'edificio per... Io ho dei gambesoni, ma abbiamo bisogno del filamento lì. Quello è il problema. O riceviamo le armature, però ne stiamo già importando, ma costa troppo importare tutta questa roba. Non ne stiamo importando, però abbiamo bisogno di lance, abbiamo bisogno di troppa, troppa roba. Però se importiamo il cibo o la birra, non riusciamo ad avere altro. Possiamo esportare ancora di più. Gli attrezzi non si capisce bene a chi servono gli attrezzi. Non si capisce ancora bene. Proprio adesso noi esportiamo tutto ciò che veramente non ci serve. Minerali ferrosi. Lastre di ferro a 4 si esportano. Lino d'ardine 1, tintura a 4. Il cuoio a 6. Il cuoio è buono da esportare in realtà. A 6 non è male, però non ne produciamo così tanto. Le scarpe, gli attrezzi, scambi importanti. Gli attrezzi a 6 non è granché. Piuttosto vendo archi, guarda, piuttosto a 5 sono belle botte di denari gli archi, Vendono anche scudi. Secondo me sono la cosa migliore da fare, vendere archi e scudi a sto punto, eh. Ne produciamo tanti, non ne abbiamo bisogno. Il resto potrebbe tornarci utile a prescindere. Mi sono rubate 4 di pane. Tutte le cose dovete rubarmi proprio il pane? Cioè veramente, siamo seri? Siamo seri? Abbigliamento ce n'è per tutti. È il cibo che fa schifo. Il cibo fa proprio schifo. Ma poi qua è cresciuto, ma non vedo niente io. Avvia raccolta anticipato. Vediamo in 15 giorni se fanno da soli. Qua forse riusciremo a raccogliere comunque.
Lo proveremo. Proveremo. Borghi livello 1. Quindi là abbiamo finalmente le case necessarie. Sì, abbiamo case per tutti. Molto bene. Molto molto bene. Però chiaramente ci vuole un altro. Ci vuole un altro maniero per. Come dire. Per la lavorazione di. Per l'economia locale, no? C'è un altro maniero. Una cosa completamente diversa. Capanna riguarda boschi. Quindi potresti lavorare qui. Lavori lì. Il boscaiolo. Lavora qui. Va bene così per adesso. Non vedo cosa potremmo. Cos'altro potremmo fare. Sì. Un orto bello grande per avere un po' di sostentamento. Il resto qui stanno lavorando. Magazzino lavora. Tu dovresti lavorare anche tu. Una segheria va bene. Stiamo lavorando ovunque per adesso. Ottimo. Molto molto bene. Molto molto bene. Dovremmo avere anche varietà. Prima o poi. Tu qui non serve per ora. Lavoriamo con un po' di varietà di cibo. Vorrebbe un'altra famiglia qua giù per essere efficienti, ma vabbè. Allora, qua giù cosa potremmo fare? Qua stiamo raccogliendo. Aspettiamo questi 10 giorni. Se raccolgono da soli, ottimo. Una famiglia richiede più spazio nel mercato. Ah sì, il mercato qua giù ci vuole. Hai ragione anche tu. Il mercato locale lo costruiamo qui. Cos'altro è uscito fuori? L'esercito un avversario nella nostra regione. Ecco, così pattugliano in tutto il territorio, mi dà un po' fastidio. Non sai che il cibo non ce l'abbiamo, poco da fare. Abbiamo bisogno di più cibo, 9 giorni. Grano 26%. Se brucio il campo in realtà lo rendo più fertile, chi lo sa? Chi lo sa? Dovrebbe avere senso come cosa. Qua c'è gente che è venuta ad abitarci. No. Non c'è gente che è venuta ad abitarci. Potete distruggere altre case per costringere a vivere in luoghi che voglio io. In molte case sono inutili, tra virgolette, ora come ora. Non abbiamo copertura di cibo. Il cibo praticamente ha il 55%. La varietà di cibo. Però tutti hanno del cibo. È la varietà che manca. Comunque sì, ce l'abbiamo forse a malapena per tutti quanti. Mi sa che quello è il problema. C'è, ma ce n'è ben poco. Cioè, siamo a filo filo. Filo filo. E non va bene stare a filo filo col cibo. No, qua non mi interessa. Non c'è modo per spostarsi velocemente di città in città, no, eh. Qui cosa abbiamo? Un'altra famiglia arrivata? No. Non ancora. Però fra poco il mercato. La linea d'ardile c'è. Bancarella di cibo pure c'è. Però poi sarà da mandare. Qua sarà da costruire una chiesa. 20 assi. Assi che possiamo inviare da qui, teoricamente. Ne abbiamo 19. Ne abbiamo 19. Allora, vendi. No, manda assi. 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 Ricevi nulla. Posso farlo? Io mando questo. Devo per forza chiamare. Valore di scambio, per forza richiedere qualcosina. Ok, vediamo carne. Vai in automatico? No, devo costruire dall'altra parte il. Devo costruire questo dall'altra parte, evidentemente. Posto di scambio, sicuramente devo costruire anche questo qui. Non il posto di scambio, bensì il. Come si chiamavamo questo? Come si chiamava questo adesso? Secondo me non ce lo dimentichiamo, prima o poi bisogna costruirlo. Questo si chiamava punto di raccolta. Che prima o poi verrà costruito da qualcuno. Non so da chi, ma da qualcuno. Da qualcuno. Allora, qui perché è sparito? Granaio, via. Non so perché è sparito no, un tizio del lavoro che lavorava. Questo ok, qui c'è, perfetto. Quindi se io vado adesso dall'altra parte, qua deve esserci un lavoratore, deduco. Deduco,
Mettiamo un laboratorio là dentro. Poi vediamo se qui funziona. È così che funziona. Valore di scambio 1 a 1. Deduco, intenda quello. Valbrand. E poi bisogna fare qui la stessa cosa. Goldorf Barter Sand. Noi mandiamo carne. E riceviamo gli assi. No, beato, assi. Vediamo se funziona così. Non mi sembra di poter fare altro, quindi voglio pensare che sia quella la loro, il modo in cui funziona, voglio pensare che sia quello. Qui noi stiamo raccogliendo. Avvio raccolto anticipato, che vedo che stiamo perdendo progresso. Anche qui. Vediamo se adesso funziona. Non capisco perché non raccolgono subito, però. Ho dovuto dirglielo io di raccogliere. Aspetto l'ultimo mese. Corte danneggiate dalle intemperie. Giustamente sta piovendo. Comunque qua non vedo il grano, la cosa un po' mi turba. Un po' mi turba la cosa. Scorte di cosa? Non vediamo nulla. 0 giorni. Eccole là. Sta rovinando, però, raga, cioè, più di questo che devo fare? Più di questo che devo fare? Vediamo se il granaio qui, mettendo uno a lavorare qui, raccoglie più velocemente queste aree. Quanto ferro abbiamo noi da parte ora? Abbiamo un sacco di spalle, di scarpe. I mantelli costano una cifra da fare. I mantelli costano una cifra da fare. Le scarpe da vendere? 8. Non sarebbe malvagio. Mi fare scarpe ovunque a questo punto. Adesso ormai il mantello qua per forza devo farlo, non posso stare indietro. Vabbè. Abbiamo bottega del sarto, del castellano a livello 3. Voglio pensare che serva a qualcosa. Abbiamo grano da parte adesso? 14, 16 di grano cosa mi comporta però? È quello il discorso, giusto? Fattoria. Queste vanno a Maggese. Allora, qua una famiglia deve ancora rimanere lì. Granaio qui non so se serve in realtà. Qua, beh, rimasto lì grano, nessuno lavora, nessuno fa nulla. Ah, Dio, certe cose in sto gioco non le capisco per niente. Anche troppo. Abbiamo bisogno di legna noi? No, assolutamente no. Quindi la segheria, se la trovassi. Lo scaiolo via. Quindi su quale lavoro? Se metto altra gente alla fattoria, devo fare una cosa di questo tipo. Qui con il granaio in città, chissà dove, sperduto. Dove cavolo è il granaio qua dentro? Eccolo lì. Stiamo continuando ad avere sempre birra e stiamo anche andando in positivo con le vendite. Almeno quello. Almeno quello. Legna ne abbiamo. Io non voglio che. Maggese, terzo anno. Lino. Rotazione, Maggese e poi grano. Andiamo su un po' quel lino. No, per adesso no, il lino, facciamo grano. Se no poi rischiamo di cappellare malissimo. Abbiamo grano da parte, bisogna però portarlo qui e lavorarlo. 19 di grano. In forno e laggiù. Questo granaio però non serve in realtà a mio parere, perché se no va a finire tutto di là. Bisogna sfruttare questo granaio qui e basta, secondo me. Secondo me. Una nuova famiglia in Burger livello 1. Quale? Ottimo. Qua mi servivate parecchio qui. Mi sa che date un po' di cibo alla gente. Qua la questione del cibo è ardua. Diminuisce sempre di più la percentuale. Guardate, abbiamo case senza. Ah, dura, dura, dura.
dura dura dura. Secondo me qua è troppo grande il mercato, non lo so. Un po' strana la situazione. Se utilizzassimo il forno, dentro non c'è niente. Qua dentro non c'è niente. Qui vedo che ci sta cereali e grano. Cereali che servono per produrre farina. Converte cereali in farina. E grano? Ah, qua dentro fanno probabilmente il grano è convertito in cereali, che poi va messo nel granaio. Esatto, qui qua c'è da lavorare con qualcuno che va a portarlo al mulino, che poi lo manda al fornaio e poi fa il pane. Probabilmente sì. E qua per fare ciò abbiamo bisogno di un sacco di gente che porta col corretto. Non c'è altro modo, secondo me, di fare questo lavoretto qui. Deposito pieno. Addirittura deposito pieno. Wow, panico. Panico. Guarda lì che roba. Qui abbiamo comunque abitanti, sono arrivati, eh. Sono arrivati abitanti. Guardaboschi, va benissimo. Qui gli assi stanno arrivando? Sì, perché vedete come ci sono gli assi qua. Voi considerate stanno mandando carne dall'altra parte, deduco. Deduco. Magazzino. No, facciamo questo lavoro. Facciamo questo lavoro. Quindi noi andando qua agli assi possiamo però costruire poi la chiesa. Nel frattempo noi la mettiamo in costruzioni. No, devo arrivare a 20 prima. Un po' lenta la questione, però qua non sto producendo assi al 100%, quindi sta funzionando questo scambio. Il problema è che qua però il cibo comunque rimane quel che è. È una cosa pazzesca, guarda. Niente pazzesca come cosa. Boscaiolo per adesso non serve avere così tanta gente. La manderei più qua che altrove. È un anno di magese. Queste sono le previsioni? Può essere. Qua stiamo lavorando? Sì, qualcosa stiamo facendo finalmente. Un bel po' di farina da dei cereali però, eh. Un bel po' di farina da alcuni cereali. Poi qua non servite più. Le quattro persone fa farina e fornaio. Dovrebbe bastare per ora. Con il resto cosa vogliamo fare? Ah, Dio, Dio, Dio. C'è tanto da fare. Ma ci fermiamo qui con questo episodio. Se no esplodiamo, ragazzi. Spero vi stia divertendo. Stiamo scoprendo tante cose. Aver trascurato un po' il cibo all'inizio per fare altro. Effettivamente si fa sentire adesso. Abbiamo una popolazione importante. Però sono sicuro che ci riusciremo a sopravvivere in qualche modo. Dobbiamo. Non abbiamo alternative. Detto questo vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!